Seconda puntata, quella di ieri 24 marzo 2022 dell'Isola dei Famosi, condotta ovviamente da Ilari Blasi. Che cosa è successo nella puntata di ieri? Pensate che ben la bellezza di quattro persone, tre donne e un uomo, o meglio due donne e due uomini, vanno in nomination. Si tratta di Zekila il Mutanda, come la Santelli lo chiamò, o meglio lo soprannominò alcuni anni fa di tempo, Carmen Di Pietro, Alessandro ed infine Floriana Secondi vanno quest'oro in nomination. Vengono ad essere eliminati dal gioco, o meglio dal reality show in questione, Ilona Staller, in arte Cicciolina, e Marco Mirandri. Vengono eliminati al televoto, finiscono dunque su Playa Sgamata, però restano ancora in gioco da quello che si legge sul web. È stata una puntata davvero pregna, in maniera completa si vede ciò, e pensate che già iniziano a palesarsi i primi malumori. Infatti pensate che già tra Zekila, il Mutanda, e la bella e simpatica Floriana Secondi ci sarebbero dei nodi da sciogliere, ci sarebbero, diciamo così, dei piccoli litigi, da come si legge sul web. Il video termina qua, iscrivetevi al canale YouTube, alla tua Italia, commentate, un sottocara al prossimo video, da parte mia è tutto.